Una domanda difficile: come si costruisce una squadra per vincere? Vabbè, con questi ragazzi qua si è costruita da sola, ha un gruppo meraviglioso, un gruppo di amici, e l'abbiamo vinta prima di tutto fuori dal campo, in spogliatoio, questa vittoria. Io devo solo ringraziarli, perché sono tanti anni che nel Paro si aspettava e ce l'abbiamo finalmente fatta. Siete partiti dall'inizio con questa consapevolezza, è arrivata man mano di notte cammino. La 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 la, Tullio is on fire. La 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 la, Tullio is on fire. La 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 la. Hanno il microfono, is on fire. Bello andare a parlare e sapere che qui non si può mettere il microfono. Quando avete avuto la consapevolezza che potevate farcela, è stata una cosa che è venuta durante il percorso o sapevate dall'inizio che era la vostra portata? Questo gruppo aveva la convinzione di essere un gruppo molto forte e che è partito per vincere questo campionato e l'ha vinto. Adesso è ora però di pensare già al futuro, fra poco. No, adesso è ora di fare festa. Da martedì penseremo al futuro, oggi si fa festa.